Davanti ai pochi intimi del Biondi arriva il quinto KO consecutivo per il Lanciano contro il Delfino Curi Pescara. I rossoneri di Mister Pasculli sono ancora alla ricerca della quadratura del cerchio per via delle tante assenze tra infortuni e squalifiche, di fronte a un Delfino desideroso di riscattare il KO interno di domenica scorsa contro il Ponte Vomano. La partita. Primo squillo del Lanciano con la traiettoria insidiosa di Di Mariano che costringe Calore al corner al quinto minuto. Al 19esimo Massa impensierisce Elezai con un tiro raso terra dal limite. Al 33esimo Mazieres per il Lanciano calcia da fuori area con la palla che si spegne sul fondo. Al 35esimo viene espulso Mister Bonati per proteste ed è l'ultima vera emozione del primo tempo. Succede davvero poco nella ripresa. Il Lanciano rimane in 9 a seguito delle espulsioni di Tissone e Mazieres. Il Delfino ne approfitta e sblocca la gara al 39esimo, con il neo entrato Pastorini su assist di Marzucco. Proteste lancianesi per la posizione del numero 5 biancazzurro in sospetto fuorigioco. Il Delfino potrebbe raddoppiare nel recupero al 47esimo con Tamborri allodato da distanza ravvicinata, ma Elezai in uscita respinge. Ed è l'ultima emozione del match. Festeggia il Delfino mentre il Lanciano è ancora un cantiere aperto. Mister Bonati, dunque arriva questa vittoria in casa del Lanciano, soddisfatto per questo risultato? Assolutamente sì, soddisfatto, contento ed orgoglioso della prestazione. Dovevamo dimostrare qualcosa a noi stessi, di avere quell'unione, quella volontà, quella collaborazione che sono indispensabili negli sport di squadra, e laddove anche non sei una squadra qualitativamente eccelsa o comunque in un campionato molto livellato. Le nostre vittorie hanno tutte un denominatore comune, che è quello di stare insieme, di essere organizzati, di seguire uno spartito e di farlo con la qualità che tanti giocatori hanno e col talento che tanti giocatori hanno. Cosa le è piaciuto di più di questa partita e cosa invece potevate fare meglio secondo lei? Ma secondo me abbiamo fatto molto bene la parte più difficile della partita, che è la prima parte, dove comunque le forze sono state alla pari e dove non abbiamo concesso nulla al Lanciano in ogni zona del campo, nonostante una difesa giovanissima e comunque una complessivamente una squadra poco abituata a giocare su un campo così brutto. Il secondo tempo siamo stati bravi a trovare questo gol, perché ripeto, puoi avere anche una, due, tre superiorità numeriche, ma su questo campo dove la palla è instoppabile è difficile poi creare quelle superiorità numeriche in campo per cui l'avversario non ti vale a prendere. Siamo stati bravi, avevamo un'ottima panchina oggi, ringrazio anche chi è entrato bene e anche chi non è entrato, perché sicuramente oggi la differenza l'abbiamo fatta anche con le sostituzioni, perché numericamente eravamo con una rosa più lunga di quella del Lanciano. Mister Pasculli, quanto hanno pesato oggi tutte le assenze che vi stanno falcidiando in questa altra sconfitta per il Lanciano? Beh, tanti, tanti, perché non riusciamo a recuperare gli infortunati e se ha pure aggiunto i Seni che venivano a mancare per insomma la munizione, e se si è sentito, e penso che domenica prossima sentiranno ancora di più, perché avremo due squalificati più uno che è arrivato al limite delle munizioni, quindi l'agonia. È un'esperienza mia Lanciano in salita, però sono abbastanza tosto, sono deciso, sono grintoso, nessuno mi ha regalato niente mai nella mia carriera e sono uno abituato a lottare. No. Speriamo di recuperare più presto i giocatori. E siamo una rosa corta, è arrivato un attaccante, un ragazzo 2003, quello che c'è nel mercato ora, vediamo se abbiamo la possibilità di prendere qualche centrocampista, di prendere una punta per l'esperienza, quello che ci serve a noi. Di avere fiducia, i tifosi del Lanciano lo capisco, di avere fiducia e lotteremo fino alla fine per arrivare ai playoff, e poi vedremo, e poi programmare una squadra forte e competitiva per il prossimo campionato eventualmente.